Vincenzo Romano è il nostro santo, il santo di Torre del Greco, è il santo che ha ridato il post Fata Resurgo, ha ricostruito la basilica, che ci protegge, e quindi queste cose le teniamo dentro, sono radicate dentro ad ogni cittadino della città di Torre del Greco e non solo. Il comune a fianco ha dato il supporto massimo, una grandissima e bellissima manifestazione, la Notte Sacra, anzi voglio complimentarmi con gli organizzatori, con la Chiesa che veramente ha dato tanto, insomma. Io credo che questi siano, diciamo, dei momenti che non solo guardino, diciamo, la questione del santo come punto di riferimento, ma anche un momento di aggregazione alla cittadinanza che in questo momento veramente ne ha avuto e ne avrà sempre bisogno. Notte Sacra, Torre del Greco è stato un evento incredibile che ha unito associazioni, realtà, enti, giovani intorno a San Vincenzo Romano per celebrare il quinto anniversario della sua canonizzazione. Notte Sacra è stata una full immersion di spettacoli, arte, musica, recitazione che si è incastronata nella preghiera. La preghiera al centro che ha unito, perché Torre del Greco ha bisogno di unità e unità del popolo per fare bene il bene. E Cultura è un evento organizzato dalla banca nel più ampio organizzazione nazionale dell'ABI, quindi apriamo tutti i palazzi delle banche, e in particolare questo si inserisce nel contesto della Notte Sacra. Infatti non solo l'apertura del nostro palazzo, quindi per vedere il patrimonio artistico e culturale, ma anche una mostra organizzata dal Rotary Club sulle tele che hanno restaurato di Santa Maria di Costantinopoli, un spezzato di laboratorio dal vivo con la guida delle nostre giovani dell'Istituto Degni e soprattutto un percorso che si chiude oggi, iniziato con l'educazione finanziaria, quindi cultura finanziaria per i nostri giovani, con un momento di aggregazione importante per la città attraverso le bellezze del territorio. Il tutto ovviamente nella Notte Sacra, che celebra i 5 anni della santificazione di Vincenzo Romano, figura distintiva del nostro territorio, esempio per i giovani e soprattutto per le nuove classi dirigenti, di un esempio di virtù, di impegno per la nostra città.
Lasciamoci guidare, carissimi fratelli e sorelle, dall'esempio di San Vincenzo Romano, perché possa aiutare tutti noi, pastori e gregge, a costruire la civiltà dell'amore e della pace. In me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ricordiamo il quinto anniversario quando fu proclamato santo, ma non stiamo facendo questa sera questa grande festa per ritornare di 5 anni indietro, ma eventualmente per guardare in avanti i prossimi 5 anni, i prossimi 5 secoli, perché questo è il motivo per cui il Signore ci ha radunati stasera e San Vincenzo ha bisogno di dire una parola a ciascuno di noi, alle nostre famiglie, a questa città, alla nostra Chiesa di Napoli. Al nome dell'intero presbiterio di Torre del Greco, vi diciamo dal profondo del nostro cuore il grazie per aver accolto l'invito a essere qui con noi, a ricordare questo quinto anniversario della canonizzazione del parroco santo Vincenzo Romano. Grazie per il messaggio di bene e di speranza che avete voluto donare a tutti quanti noi. E guardando il volto di tutta questa nostra gente questa sera, sentiamo di dire con forza che la nostra città di Torre del Greco non è solo la città del crollo dei palazzi, non è solo la città della spazzatura, ma la città di Torre del Greco è la città del santo. Siamo gente santa.
dopo 5 anni siamo ancora qui a ricordare la canonizzazione di San Vincenzo Romano. È stata una celebrazione veramente di grande emozione, la stessa emozione che abbiamo vissuto a Roma tutti quanti assieme, migliaia di cittadini torresi, ad assistere a questo grande evento, il nostro santo San Vincenzo Romano che stasera si è fatto presente con migliaia di cittadini che hanno assistito alla solenne celebrazione. Padre Franco ha ricordato il motto di San Vincenzo Romano: bisogna fare bene il bene. Noi ci abbiamo provato come Regione Campania a sostenere questo programma di iniziative, convinti che il coinvolgimento soprattutto dei giovani, che erano tanto cari a San Vincenzo Romano, è la testimonianza di quanto questa sia una comunità vivace che ha bisogno dell'attenzione delle istituzioni, ha bisogno che le istituzioni costruiscano tutte insieme occasioni di sviluppo, di benessere per tutti i cittadini, perché questa è una grande comunità, la comunità torrese, e stasera si è manifestata tutta nella larghissima partecipazione. Abbiamo appena terminato il momento della preghiera, abbiamo messo i grani di incenso, le intenzioni di preghiera nelle mani del parroco santo. La città ha risposto ancora una volta alla voce del suo parroco. Si è ritrovata una città unita, bella, propositiva, creativa, gioiosa, artistica, luminosa. E questi sono i percorsi che dobbiamo intraprendere e portare avanti insieme in una piena comunione. È la città del parroco santo e i cittadini di Torre del Greco devono riscoprire e vivere ancora di più l'attaccamento alla terra, e soprattutto con una raccomandazione, partendo dagli ultimi, partendo sempre come San Vincenzo dalle periferie esistenziali, partendo dalle solitudini, e accogliendo la raccomandazione, la consegna che ci ha fatto il Vescovo di custodire i nostri giovani, di stare accanto ai giovani. Sono il nostro presente, un presente bello, sono anche il futuro di questa città. Ci sta con i giovani, diceva Giovanni Paolo II, diventa giovane anche lui. Se diamo spazio ai giovani, ringiovenirà e rimarrà giovane anche la nostra bella Torre del Greco. Viva San Vincenzo Romano! Viva Torre del Greco!